Il nuovo anno, dicono gli esperti, inizierà in Italia con condizioni di maltempo piuttosto avverse. Già nelle ultime ore, dopo le nevicate e la grandinata di pochi giorni fa, anche il territorio aretino è stato interessato da nuovi rovesci temporaleschi misti a grandine, vento e neve, tanta neve, soprattutto sui rilievi più alti dell'Aretino. Qui siamo nel territorio del Parco Nazionale Alto Casentino, imbiancata anche la vetta del Prato Magno. I primi giorni del nuovo anno saranno ancora all'insegna di piogge intense al centro-sud e nevicate al nord, che però potrebbero arrivare fin su tutte le pianure a quota bassa. Volgendo lo sguardo a sabato 6 gennaio, gli esperti prevedono ancora un tempo molto simile, mentre da domenica 3 gennaio si entrerà in un contesto di instabilità piuttosto fredda. Insomma, sarà soltanto l'Epifania a portarsi via non solo le feste, mai così anomale, ma anche il maltempo. Attorno al 6 gennaio, infatti, arriverà un temporaneo rialzo delle temperature con correnti di scirocco provenienti dal Nord Africa.